di adoperare la materia affinché lo spirito possa prendersi dalla materia l'esperienza, il significato. È quello che la materia può dare, si capisce. Ma anche, io vi ho detto, provocare la materia, cioè diventare attivi e non passivi. Ora, se è chiaro questo snodarsi dell'esistenza, per cui non avete neppure la fatica di andarvela a cercare lo scopo della vita, perché ve l'ho dato già io, ve l'ho detto, ed ormai è chiaro che è questo. Poi ciascuno a livello personale, individuale, adatterà ed immetterà in questo schema tutte le sue varianti personali, è normale che accada questo, e che quindi le sviluppi. Ora, se così è, bisogna anche capire e sapere che vi sono comunque aspetti negativi che seguono questo andare della vita, e che questi aspetti negativi sono a volte necessari, a volte si possono cambiare, ma comunque bisogna accettarli e fare in modo che quelli positivi siano maggiori. Per esempio, i maggiori positivi di coinvolgere gli altri in un'operazione di riconoscimento, cioè la diffusione del messaggio, e cioè la capacità di parlare agli altri sull'esistenza di uno spirito e di Dio, cioè darsi quindi una vocazione, darsi una vocazione che diventi una missione di vita. Beh, questo è un riconoscimento che ciascuno dà a se stesso, talmente importante, perché in nome di questa missione che elegge come proprio un meccanismo anche di esistenza e di propulsione, anche molti aspetti negativi o della depressione della vita si possono cancellare. Si devono cancellare, devono superare e vincere. Ecco che quindi, quando io sento, certo, ognuno ha le sue giustificazioni, che c'è una psiche che può andare in disfacimento, che può comunque scomporsi, certo, io capisco che questo accada, che possa accadere. Dico anche che però non bisogna alimentare la propria decadenza psichica, la propria scomposizione, la propria scissione psichica, ma che deve essere ricomposta nel nome di un senso della propria vocazione, della propria missione, e che poi in definitiva, come vedete, significa sempre ritrovare il proprio spirito, ritrovare se stesso, e quindi dare un senso compiuto a questa operazione che abbiamo detto di ritrovamento dello spirito e della propria natura divina. Senti. Un altro aspetto, un altro risvolto della mia esistenza. Qui, o fino a qualche anno addietro, io ho affrontato la cecità con molto coraggio. Ho sempre cercato in qualche modo di superarla. Ho cercato di fare tante cose, non cose grandi, ma cose piccole che noi possiamo fare. Insomma, ho cercato di destreggiarmi. Ora, da qualche anno a questa parte, mi sento stanco, man mano che il tempo passa, a man mano che questa notte serena diventa sempre più lunga, e non vorrei tornarci sopra nel modo di... Ecco, io mi sento più stanco, meno disponibile ad affrontare questa situazione. Ho meno forze dentro, ho meno energie per affrontare questa situazione. Questo penso sia dovuto al passare del tempo, al passare degli anni. Questo anche al fatto che l'energia è come una pianta che va alimentata, però. Questo significa anche non abbandonarsi,
all'evento negativo, ma alimentare la propria energia, il proprio desiderio di ampliare una sfera di conoscenza e di percezione e quindi trovare altri modelli, altre strade per arricchire se stesso. Non bisogna abbandonarsi all'idea negativa, ma rafforzare invece tutto il resto della tua realtà, perché è importante che un uomo, quando si accorge che da una certa parte non può andare, o non sa andare, o non ha la capacità, le circostanze, per motivi fisici, ma anche per motivi sociali o per motivi economici, perché comunque c'è un impedimento, di non testardamente battere la testa su quella strada, ma cercarne un altro, cercarne altre possibilmente, perché l'idea valida è sempre quella di crearsi più alternative in maniera da saper trovare le ancore di salvezza quando qualcuna delle alternative viene meno. Il mio consiglio resta sempre quello di trovare alternative in maniera continuativa, e questo vale anche nel tuo caso. Le alternative sicuramente ci sono. La domanda che devi farti è: le percorri? Le vuoi percorrere? Le sai percorrere? Hai fatto qualcosa per percorrerle? Oppure ti sei soltanto abbandonato al tuo pessimismo e alla tua sofferenza, e quindi al negativismo che è legato a questo aspetto negativo? Se non le hai fatte, le puoi fare. Se le hai fatte, l'unico convincimento che puoi trarre è che piangerci su non serve a niente. Cercherò di far tesoro di quanto tu mi hai. Devi far tesoro, altrimenti perché saresti venuto qui da me? Soltanto per ascoltare la mia voce. Quindi devi far tesoro, certo. E devono far tesoro tutti coloro che si trovano in una situazione di stanchezza, in una situazione di dolore, in una situazione di malattia. E devono stabilire un momento che deve segnare la fine dell'aspetto pessimistico dell'esistenza. Io vi ho sempre suggerito una cosa, la cosa che è sempre sfuggita, nonostante il mio consiglio avesse un sapore anche pratico, e cioè che quando affrontate situazioni difficili in maniera non pessimistica e in maniera non depressa, viene quasi sempre a decadere l'elemento che sostiene il nucleo negativo, o la malattia, o la situazione. Se voi veramente volete superare un momento o una situazione negativa dell'esistenza, voi lo potete superare a condizione che sia espunta dalla situazione ogni complessità parossistica, che insomma la cosa sia smontata, che sia frantumata. Questo significa porsi di fronte agli eventi in una maniera positiva e costruttiva. Nel momento in cui voi accettate un avvenimento, ma lo accettate veramente, profondamente, dite: va bene, questa cosa negativa mi è capitata, l'accetto. È giusto che sia stato così, è giusto che sia accaduto questo. C'era un motivo perché fosse accaduto. In quel momento preciso, l'aspetto negativo di quell'avvenimento cessa di funzionare. Ed è questo il segreto. Cessa di funzionare perché in quel momento l'esperienza è passata allo spirito. E se è passata allo spirito, non serve più al corpo. Perché al corpo serve soltanto in funzione dello spirito. Se allo spirito è giunto l'informazione
Il corpo non ha più nulla da trasmettere e quindi l'elemento negativo decade di interesse. Talvolta possono restare gli effetti. Certo, una malattia che produce la cecità e l'effetto resta. Ma ci sono due momenti di un'esperienza. L'esperienza come fatto in se stesso e ciò che voi pensate dell'esperienza che possedete. Quello che vi fa soffrire non è soltanto o non tanto la cosa che è accaduta, ma la cosa che voi state pensando rispetto all'accadimento. È il vostro pensiero attentivo. Attenzione, è il vostro pensiero attentivo, il cui nucleo può far persistere l'attenzione dolorosa o può far sparire l'attenzione dolorosa. Le malattie vengono esorcizzate come altre sofferenze sociali nel momento in cui passano da una situazione parossistica ad una situazione informativa, perché significa che nello spirito è passata l'informazione. Il corpo stesso talvolta può anche autoguarire, e spesso accade che autoguarisce da solo perché quell'esperienza non serve più, tranne nei casi in cui il danno è ormai irrecuperabile e quindi non si può fare più nulla. Però io ho conosciuto sulla terra, ma anche ora da spirito, migliaia di esseri umani che hanno avuto sofferenze enormi, ma hanno saputo esorcizzarle, vivono e convivono tranquillamente con la sofferenza. E poi c'è da aggiungere un'altra cosa, che esiste la stessa sofferenza che raddoppia d'intensità quando non appartiene a noi ma appartiene a qualche persona che si ama. E dunque è ancora più durante. Voi fate soffrire e torturate anche le persone che affettivamente vivono e convivono con voi, che dunque dividono le vostre giornate, dividono le vostre ore, e voi non avete il diritto di coinvolgere gli altri nei vostri piagnistei, nelle vostre sofferenze, nei vostri modi di pensare, ma dovete attentamente ricostituirvi, ricrearvi, rivivere anche per dare agli altri spazio di libertà di pensiero, di libertà di movimento, di libertà di azione. E quindi il senso del dovere verso la vita significa anche senso del dovere verso gli altri che vivono con voi. E quindi imparate a ridere di più, imparate a cantare di più, imparate a suonare di più, ad essere allegri di più, a divertirvi di più. L'esistenza dello spirito non è legata alla morte e quindi non è legata al dolore e quindi non è legato alla sofferenza, non è legato alle nenie, non è legato al lutto, non è legato al nero, ma la vita dello spirito è appunto legata alla vita. È questo che è importante. La sacralità non consiste nel mettersi al lutto, ma nel cantare le laudi del Signore, diceva San Francesco. E gli do ragione, perché lo spirito è veramente vita, ed invece voi legate lo spirito alla morte, ai fantasmi, ai cimiteri, alle messe, alle sacralità, alle pianete nere o viole o che esse siano, insomma con tutto l'armamentario della tristezza. Lo spirito è vita. Lo spirito è dunque gioia, se posso esprimermi con i vostri aggettivi, perché non ne ho altri. Lo spirito è quindi luminosità, è quindi visione divina, è quindi gioia dell'esistenza, è quindi esplosione dell'esistenza. Lo spirito non è lutto, ecco perché la morte non esiste, se non per la materia, e per la materia funzionale, nemmeno per la materia in assoluto. Ecco quindi che è in questa chiave che voi dovete interpretare anche le cose che vi accadono, che vi sono accadute, che vi accadranno.
perché tra il nascere e il morire, nel senso del corpo umano, e si capisce, ci sono parabole, ci sono i momenti buoni e i momenti non buoni, i momenti in cui si è coinvolti dal dolore, i momenti in cui si è coinvolti da una serie di cose, ma se su tutto fate dominare la ripresa del vostro spirito allegro, cioè della vostra felicità, anche di superare i dolori, voi finirete veramente col vivere bene, anche con i vostri limiti, anche con le vostre miserie, anche con i vostri guai, anche con le vostre cecità, le vostre mutilazioni, le vostre malattie, i guai quotidiani che non vi mancano mai, anche quelli che vi inventate da soli, anche quelli che vi create da soli, perché a voi non sembra vero talvolta di poter un po' soffrire e quindi fruire della pietà altrui. Ed invece, poiché tutto questo non interessa lo spirito viene in terra per capire, per accettare, per osservare, per funzionare durante il corso dell'esistenza insieme con il corpo. Dategli il massimo possibile a questo spirito, è l'unica maniera perché lo spirito possa ritornare con un paniere pieno, come fanno i cacciatori o come fanno i pescatori quando catturano molta preda. E lo spirito è un po' un cacciatore, viene proprio per riempire il carniere, quasi sempre torna, non dico a mani vuote, ma torna con poca roba. Perché? Perché a furia di non fare, a furia di rigirarvi nelle vostre malattie, nelle vostre sofferenze, nelle vostre inutilità quotidiane, voi finite con non dare quasi niente a questo spirito e con lo spendere quasi tutte le vostre energie un po' a lamentarvi, un po' a non fare, un po' a impigrire, un po' a far passare il tempo senza capire niente e senza voler far niente per questo spirito. E questa è un po' la tragedia della vita, se vogliamo dirla così. D'altra parte è ineliminabile, perché lo spirito lo sa che accadrà questo una volta incarnato. Tuttavia lo spirito, diciamo, spera sempre, per dirla così, spera sempre che nel corso dell'esistenza qualcuno raddrizzi la strada. Adesso a voi è capitato che questo qualcuno sia io a dirvi queste cose, ma pensateci anche da voi, suggeritele anche agli altri, dite a tutti gli altri che la vita diventa veramente inutile se si sta passivamente alla finestra. E qualunque sia la vostra condizione, di santi o di indemoniati, di buoni o di cattivi, di ricchi o di poveri, di sani o di ammalati, qualunque sia la vostra condizione, da qualsiasi punto potete partire per costruire delle cose, da qualsiasi punto, anche da un punto piccolo, anche da un punto che sembra molto basso, perché non esistono punti piccoli o bassi. Esistono soltanto punti da cui partire e basta. Da qualsiasi parte si vada, c'è sempre una strada che si apre. Non è mai accaduto che partendo da qualche punto non si siano aperte strade. Non è mai accaduto da che esiste l'universo. Lo spirito ha sempre una strada davanti che si illumina e diventa percorribile nel momento in cui si decide di partire. Immediatamente la strada è davanti e ciascuno ha la sua strada, e molte strade convergono e si uniscono e si riuniscono, ma c'è sempre una strada per ciascuno di voi. Ecco un'altra cosa, è come tu certamente sai, da tempo sono in possesso di un buon numero di cassette che riportano i suoi insegnamenti. Spesso mi capita di tentare di farle ascoltare ad altre persone, però
e rifiutano subito, perché dicono: ma questa è una voce troppo normale per appartenere ad un'entità, per appartenere ad uno spirito. Non so se sono riuscito. Ecco, io per convincere queste persone, per insegnarle qualcosa, per fare in modo che guadagnino un livello in più rispetto a quello in cui vivono, posso. Le persone possono essere convinte soltanto se si coinvolgono in una ricerca. In una ricerca di natura personale. Finché non c'è il senso della ricerca, ma soltanto la curiosità più banale, non può intervenire alcun convincimento. Hanno dubitato finanche che fosse esistito Cristo, e molti storici ne negano l'esistenza. Come potresti tu convincere gli altri soltanto sulla voce di una bobina? È un problema di ricerca personale e di sensibilità. Quindi io non posso darti nessun suggerimento, né tantomeno nel piccolo spazio di una seduta. Forse i fratelli presenti potranno dirti qualcosa di più sulle strategie. Tuttavia aggiungo che il problema è sempre quello di presentare i fatti e presentare un caso quando si presenta, così come puntare sulla dottrina o sulla qualità della dottrina. Ma in tutto questo, se non c'è una ricerca di un proprio viaggio interiore, di una propria ricerca interiore, non è possibile convincere nessuno. E questo significa anche che è vero che voi dovete fare opera di diffusione, ma ricordatevi, e queste non sono parole mie, voi potete seminare molto, ma pochi semi germoglieranno. Credo che l'abbia già detto Cristo prima di me. E quindi il vostro compito è seminare. Seminare molto, ma non aspettatevi che fiorisca tutto. E questo perché? Ma perché la Terra non è un pianeta evoluto. Gli spiriti che vengono in Terra mediamente non hanno una grande evoluzione. Dunque sono poco sensibili, sono poco attenti alla loro stessa natura spirituale, una volta incarnati. Certo, abbiamo dei cambiamenti. Vi ho detto che negli ultimi decenni è migliorata la qualità degli spiriti. Tuttavia, resta il fatto che convincere gli altri è difficile e far germogliare i semi è quindi un'operazione molto difficile. Senti, io, come ho detto prima, cercherò di far tesoro di quanto tu mi hai detto, quindi con le mie domande costruite. Bene. Ecco, però non so se ti chiedo molto, se tu potessi spendere una parola per mia moglie che mi segue con tanto affetto e così con tanta pazienza, perché stare appresso ad uno che non vede, non io. Sì, infatti, anche per lei questa è un'esperienza, credo sia intuibile e facile a dirsi. Quando dicevo che le esperienze non sono soltanto dei soggetti portatori di malattie o comunque in di situazioni, ma di coloro che sono intorno, questi aspetti rappresentano un'esperienza, una grande esperienza. Perché significa rinunciare a tante cose. Lasciamo perdere che si rinuncia con piacere o meno. Le rinunce non sono mai piacevoli. È meglio uscire fuori da questa retorica che non serve a nessuno. Le rinunce non piacciono a nessuno, si possono accettare, ma non piacciono. Così come mi rendo conto, non piacciono le sofferenze e si devono accettare.
Però non mi si venga a dire che sono belle. Le sofferenze non sono belle, ma si devono accettare. Le rinunce non sono belle, ma si devono fare. Si possono anche non fare. Comunque, quando si fanno, le rinunce danno grande merito alla persona, se la persona appunto le accetta in maniera anche ragionata, in maniera razionale, non soltanto in maniera emotiva. E quindi credo che la vita accanto ad una persona che soffre, che quindi è comunque limitata, è una vita che può dare molto, nello stesso modo in cui dicevo prima, arricchita e arricchibile con una serie di altre possibilità. Quindi anche qui la trasformazione del nucleo familiare in un nucleo attivo, in un nucleo che funziona, in un nucleo che cerca insieme tipi di esperienza, tipi di vita, che non si chiude ma che si apre agli altri. Questo posso dire. Poi le molte parole che ho detto a te valgono per tutti gli altri. Come vedete, io cerco sempre di utilizzare le vostre domande per poter rispondere a tante altre domande di tanti altri.